Buonasera a tutti e intanto grazie per essere qui sì, ad ascoltare questa chiacchierata. E, che dirvi? Stasera facciamo due parole, intanto vediamo dov'è che devo andare. Mamma mia, la sala d'attesa perché... Eccoci, scusate, così facciamo entrare. Ecco, adesso ci sono. Facciamo quattro chiacchiere sulle metodologie che utilizziamo per fotografare il cielo. Adesso passerò la parola a Silvia, che inizierà il discorso. Lo concluderemo con la parte, diciamo, più tecnica, più, diciamo, redditizia dal punto di vista di fare le foto, però lo scopo di questa serata è proprio quello di invogliarvi a provare a fare qualche fotografia perché, al contrario di quello che si crede, non tutte le tecniche per fare fotografia al cielo sono così difficili da praticare, anzi, alcuni sono veramente semplici. E quindi, oltretutto, sulle tecniche un po' più da astrofili, un po' più avanzate, vi dico già che non mi soffermerò più di tanto perché la prossima lezione, Mimmo, sarà proprio lui a entrare nel merito di questo argomento. Vi chiedo di silenziare i microfoni per cortesia, grazie. Dicevo, il nostro Mimmo Belli sarà proprio lui che entrerà nel merito di questo argomento, ci farà vedere anche come si elaborano le immagini, quindi questo è un aspetto che lasciamo all'ultima lezione. Ho già chiacchierato troppo, vi ricordo ancora di silenziare i microfoni, passo la parola a Silvia. Buonasera e grazie. Questa è una bella immagine del cielo dove le stelle appaiono puntiformi, ma esse si muovono, o meglio, il loro è un movimento apparente, siamo noi che ci spostiamo. In questa animazione, se parte, ma vedo che non parte, ecco, possiamo vedere come l'occhio umano percepisce questo movimento delle stelle nel cielo, che l'occhio umano naturalmente non accumula le immagini e vede solo un puntino muoversi in cielo. In questa seconda parte, invece, vediamo come tale movimento è recepito da un sensore fotografico che accumula le immagini e registra una traccia stellare. Vediamo se si riescono a vedere queste linee lunghe. Ma a cosa è dovuto questo effetto? Non è altro che il movimento di rotazione terrestre intorno al proprio asse, dal polo nord al polo sud, che ha la durata di circa 24 ore. Movimento che dobbiamo tenere ben presenti quando si vuole scattare la nostra immagine fotografica. Il movimento di rivoluzione non va a influire la nostra fotografia se non per quanto riguarda il soggetto da riprendere, in quanto vi sono degli oggetti che sono visibili solo durante particolari periodi dell'anno. Orione, ad esempio, lo si può vedere solo in inverno, mentre il Sagittario solo in estate. Vediamo se riesco ad andare avanti. Nell'immagine successiva vediamo come il movimento di rotazione terrestre è percepito da un osservatore solidale con la Terra. Quando noi astrofili facciamo le serate, siamo soliti puntare il nostro laser sulla stella polare e la identifichiamo proprio come il polo nord. Ma vediamo che non coincide perfettamente, ma teniamola per buona. Questa è un'immagine veramente spettacolare dove la traccia stellare è ricercata dal fotografo ed è stata ottenuta mantenendo l'obiettivo fermo mentre la volta celeste girava. Andiamo a vedere adesso quali sono le tecniche fotografiche da utilizzare. Essenzialmente sono tre. La prima prevede la macchina fotografica direttamente montata sul cavalletto. Questa è una tecnica molto semplice, ma vi stupirete in seguito per le tipologie
tipo di foto che possiamo realizzare con questa attrezzatura. La seconda vede in aggiunta alla prima l'utilizzo di questo inseguitore, che serve per annullare il movimento di rotazione terrestre. La terza invece è la più complessa e vede la macchina fotografica direttamente montata su un telescopio, naturalmente sempre con inseguitore. Con questa tecnica possiamo avere delle foto del cielo molto dettagliate, oserei dire quasi professionali, ma ahimè, ha una pecca, e cioè che questo tipo di attrezzatura è molto pesante da trasportare. Penso quando si vuol fare un viaggio, ad esempio, è impensabile portarsi dietro tutto questo, è meglio optare per la macchina fotografica sul cavalletto e inseguitore, dove cavalletto e inseguitore possiamo facilmente trasportarli in valigia ripiegati. Tornando alla prima tecnica, cioè macchina fotografica montata sul cavalletto, andiamo a vedere quali tipi di fotografie possiamo realizzare. Beh, con essa possiamo fotografare le tracce stellari, come abbiamo visto prima, fenomeni astronomici particolari, come le congiunzioni. Vi ricorderete senz'altro quella che c'è stata quest'inverno tra Giove e Saturno, o il passaggio di comete, la NEOWISE di quest'estate, costellazioni, il transito di satelliti, meteore, la Luna e i pianeti naturalmente a basso ingrandimento, ma fenomeni anche particolari quali possono essere per esempio eclissi di Sole e di Luna, nonché le aurore boreali. Tutto ciò ovviamente tenendo presente quelle variabili che vengono prese in considerazione ogni volta che vogliamo scattare qualsiasi tipo di fotografia, come ad esempio la focale, cioè quanto vado a ingrandire, e i tempi di posa, che saranno lunghi allorquando vado a riprendere oggetti luminosi e brevi quando vado a riprendere oggetti luminosi come ad esempio la Luna, e tempi di posa lunghi per oggetti deboli come ad esempio la galassia di Andromeda. In questa foto possiamo vedere la Luna con la sua luce cinerea, Venere, foto molto carina, ma che possiamo rendere, tra virgolette, migliore, rendendola artistica. Il fotografo che ha scattato questa foto si trovava a Livorno e ha messo nella stessa inquadratura anche uno dei quattro mori di Livorno. Quindi certamente così la foto appare particolare, ma su questo ci ritorneremo più avanti. Abbiamo detto fenomeni particolari come eclissi di sole. Questa è una foto scattata da Alberto nel deserto libico. Cosa è stato necessario? Beh, semplicemente la macchina fotografica, il cavalletto, e mi raccomando, legato al cavalletto, un bel biglietto aereo. Foto di questo tipo oggi sono possibili grazie alla tecnologia digitale, che ci permette di avere focali lunghe con tempi brevi, cosa che al tempo della pellicola non era possibile. Ma vediamo come avere stelle puntiformi nella nostra foto. Questo è ciò che otteniamo in tempi di posa lunghi con una macchina fotografica con grand'angolo puntata verso il polo. Faccio presente che si tratta del polo sud, poiché qui manca la stella polare e si intravedono le nubi di Magellano. Vado a notare un'altra cosa ben più importante, e cioè che nella zona in prossimità del polo le stelle di per sé già appaiono puntiformi,
mentre man mano che ci spostiamo da esso, la traccia stellare si allunga. Possiamo spiegare questo fenomeno prendendo ad esempio un LP. Facciamo fare al disco un quarto di giro. Con questo movimento, un punto che si trova al centro avrà percorso, diciamo, 3 centimetri, mentre un altro punto che si trova vicino al bordo ne avrà percorsi 15. La velocità angolare è la stessa, ma la distanza percorsa è maggiore in prossimità del bordo. Quindi noi dobbiamo andare a determinare quali possono essere i tempi di posa giusti per avere stelle puntiformi nonostante la loro velocità di spostamento. Per far questo ci viene in aiuto la tabella che vediamo, dove su un asse abbiamo segnato le focali classiche, mentre sull'altro le possibili declinazioni delle stelle espresse in gradi, dove lo zero corrisponde alla zona dell'equatore. Man mano che ci spostiamo verso il polo, invece i numeri aumentano. Nel centro ci sono segnati i tempi di posa consigliati espressi in secondi. Da notare qui due cose, e cioè che a parità di focale, man mano che mi sposto verso il polo, i tempi di posa aumentano, perché abbiamo detto prima che mi sto spostando verso una zona dove le stelle già di per sé appaiono puntiformi, quindi mi posso permettere anche di starci un po' di più. Mentre a parità di declinazione, aumentando la focale, i tempi di posa diminuiscono, perché chiaramente andando ad ingrandire andrò a vedere prima lo spostamento delle stelle. Da qui in avanti vi farò vedere delle fotografie realizzate tenendo presenti i concetti appena spiegati. Qui siamo a Libbiano, dove noi abbiamo il nostro osservatorio. Si possono vedere in alto le Pleiadi, Giove, la Luna, la testa del toro con Aldebaran e Venere. Qui invece ci troviamo a Fano, in Puglia. È stato ripreso il transito di Venere sul Sole e possiamo vedere anche il tipico effetto goccia del Sole che si alza dal mare all'alba. Qui invece è stato ripreso il passaggio della Stazione Spaziale Internazionale ISS e vi chiederete perché tale passaggio sia così segmentato. Bene, ipotizziamo che la Stazione Spaziale abbia impiegato un minuto per percorrere questa distanza. Ma se noi avessimo fatto la foto col tempo di posa di un minuto, avremmo mandato il tutto in sovraesposizione e il cielo sarebbe risultato bianco. Perciò abbiamo optato per fare 1, 2, 3, 4, 5 scatti che poi abbiamo sommato. Ma non vi dico altro, perché di questo poi ve ne parlerà Mimmo Belli nella prossima lezione. Questa, simile a quella che avete visto più piccola prima, e qui voglio ribadire l'importanza a volte di aggiungere un elemento artistico che renda la vostra foto personale, riconoscibile, e queste cose potrebbero a volte essere discriminanti. Discriminanti per cosa, mi direte? Beh, ve lo dico in quest'altra immagine, dove si vede la congiunzione tra Mercurio, Giove e la Luna, scattata da Alberto da Gran Canaria,
il quale mi raccontava che all'epoca dello scatto, siamo nel 2005, c'erano 4 riviste di astronomia e tutte e 4 hanno pubblicato questa foto, cosa che non sarebbe successa se lui nella stessa inquadratura non avesse messo questo paesaggio che va a incorniciare e impreziosire questo evento astronomico. Qui siamo sempre a Fano e si vede un particolare effetto di Venere sul mare che fa le veci della Luna, si specchia nell'acqua prima dell'alba. Finalmente è arrivata l'alba, quindi una cosa sicuramente fino a qui l'abbiamo capita, e cioè che l'astrofotografo è un mestiere duro, perché si va a letto tardissimo la sera, ci si alza prestissimo alla mattina, quindi sinceramente non so se consigliarvelo. In questa immagine invece Paolo Bacci ha ripreso il passaggio di una meteora. Qui le stelle sono puntiformi, nell'altra no, ma sinceramente al fotografo non gliene è importato più di tanto, perché l'obiettivo era quello di riprendere il passaggio della meteora. Cosa dire poi di questa? È un'immagine scattata da Corrado Pidò di Apan, dove cielo e paesaggio si fondono insieme e dove l'uno va a valorizzare l'altro in un'immagine veramente suggestiva. Lo stesso poi possiamo dire di queste. Guardate come un colpo di flash ha reso visibile l'immagine di questo albero che altrimenti sarebbe rimasta una macchia oscura. Questa poi non ho parole. La luna, le montagne illuminate con questo colore, direi semplicemente un'emozione. Perché no? Qualche volta una fotografia può diventare anche una cartolina. Incredibile a dirsi, ma direi anche a farsi, pensate che questa scritta è stata fatta con una lampada. Da Corrado. Da Corrado, sempre, sì. Non so se vi siete mai chiesti che cosa voglia dire la parola fotografia. Etimologicamente parlando, vuol dire scrivere con la luce. Quindi, cosa meglio di questa immagine ci può spiegare che cos'è una fotografia? E con questo lascio la parola ad Alberto, che vi continuerà nell'esposizione delle sue foto. Oh, eccoci qua, vediamo. Allora, complimenti Silvia, bella esposizione, vediamo di andare avanti, di essere all'altezza. Qui continuiamo, siamo sempre nell'ambito delle immagini riprese su postazione fissa, e un bel cenno del quale vi farei notare, ma qui vi chiederei di tenere a memoria questa immagine, perché qui vi dico sì, bello, con la foto in postazione fissa riusciamo anche a vedere per esempio la galassia di Andromeda, ne parleremo fra un po'. Certamente il contorno dell'immagine dà un valore aggiunto al cielo. Qui ci troviamo in Finlandia, il cielo era splendido, è un lago ghiacciato, c'erano anche 30 gradi sotto zero e quindi cielo veramente meraviglioso che ci dà comunque soddisfazione con la semplice macchina fotografica. La soddisfazione più bella, quelle sono state foto fatte in attesa di che cosa? In attesa di poter vedere questo spettacolo che sono le aurore boreali, vi faccio vedere qualche immagine. Le foto credo siano veramente belle e il discorso è sempre quello di immaginare che sono state fatte con la semplice macchina fotografica messa sul cavalletto. La posa, se non ricordo male, era di 4-5 secondi. Vedete quello che si riesce a vedere con un tipo di fotografia così semplice, e la cosa ancora più carina è pensare che filmati di questo genere
ve lo lascio scorrere un attimino, praticamente vengono fatti soltanto sommando in sequenza, come se fossero fotogrammi, le immagini che vi ho fatto appena vedere. Quindi a volte alla base di qualcosa di veramente carino ci sta un lavoro tutto sommato non difficile, forse la parte più difficile era resistere ai 32 gradi sotto zero. Sempre con senza inseguimento le immagini che ho ripreso dell'eclisse totale di sole. Qui siamo nel deserto libico, una splendida corona, e sempre con la stessa tecnica, quindi senza l'aggiunta di alcuna complicazione, le protuberanze e i grani di Bailey nel momento dell'anello di diamante. Poi cosa dire? Io credo che questa sia stata una delle emozioni più belle di tutta le eclissi che ho potuto vedere all'isola di Pasqua, con il sole eclissato nel cielo sotto la sagoma di un Moai. Però pensate sempre alla semplicità del riprendere la fotografia. Qui potete vedere l'immagine qui eravamo negli Stati Uniti, c'era anche Tania. E potete vedere che si tratta soltanto della macchina fotografica su cavalletto, senza inseguimento, senza nulla. Quindi la massima semplicità nella tecnica di ripresa. La cosa importante, ne abbiamo modo di parlarne, che quando osserviamo l'eclisse di sole, quando c'è la parzialità, dobbiamo avere gli occhialini, perché diversamente si rischiano dei danni anche importanti alla vista. Quindi questo lo raccomando sempre. Qui vedete ancora... Negli Stati Uniti l'anello di diamante, l'ultimo raggio di sole o il primo quando l'eclisse finisce, e qui i grani di Bailey, che non sono altro che un sottilissimo arco di sole che viene inframmezzato dalle montagne che ci sono sulla Luna. Si vedono proprio le montagne che appaiono in questo sottile arco di sole. Nell'ingrandimento lo vediamo ancora più evidente questo effetto. E in questo caso, invece, con una posa più corta, ecco che abbiamo le protuberanze che si possono vedere dietro al disco lunare. Quello che è importante per quanto riguarda l'eclisse di sole, diciamo che è uno dei tipi di fotografia più difficile, perché il sole, in effetti, quando è in cielo, non è che cambi il suo aspetto, è il fotografo che, agendo con molta coordinazione, preparando bene il lavoro, fa in modo, cambiando i tempi di posa, modificando il diaframma, modificando la sensibilità, tutto quello che volete, di cogliere i vari aspetti dell'eclisse. Qui vedete una bella sequenza di foto sovrapposte, ma non è che il sole in cielo faccia tutte queste cose. L'eclisse è quella che è, siamo noi che, come vi dicevo, modificando le impostazioni di ripresa, riusciamo a coglierne i vari aspetti. E quello che volevo farvi notare è che tutto quel lavoro che avete appena visto si può e si deve svolgere soltanto nei pochi minuti di totalità, perché quando il sole è parziale, in entrata o in uscita, abbiamo anche più di un'ora di tempo per poter fare le fotografie, ma durante la totalità si parla di pochi minuti o addirittura di pochi secondi per alcune fasi, come l'anello di diamante, per cui bisogna prepararsi veramente molto bene, pena non riuscire a cogliere gli aspetti che abbiamo appena visto. Va scelto anche in funzione dell'effetto che vogliamo ottenere, dobbiamo anche scegliere la focale da utilizzare. Qui vedete in nero le focali classiche, in blu quelle digitali. In questo modo però noi ci rendiamo conto di quelle che sono le dimensioni del disco solare sul nostro negativo, sul nostro sensore, e quindi possiamo decidere, chiaramente, se vogliamo prendere tutta la corona opteremo per una cosa di questo tipo, se vogliamo prendere dei dettagli opteremo per qualche cosa di diverso. E anche in questo caso tanta strumentazione. Qui riconosco anche Emilio Sassone Corsi, allora presidente della UAI, eravamo nel deserto libico, tante foto fatte anche in questa occasione, e poi abbiamo avuto l'idea di bucare un foglio di carta con l'abiro e fare in modo che apparissero tutte queste eclissi parziali proiettate sul suolo, al che ci è venuta in mente l'idea di scrivere la parola Libia. Non so se lo sapete, ma questo è l'esempio di macchina fotografica più semplice, si chiama foro stenopeico. Ogni foro praticamente produce in maniera semplicissima l'immagine che sta entrando dall'altra parte. Qui l'immagine che entrava era quella del sole parzialmente eclissato, quindi abbiamo scritto Libia con tanti eclissi parziali di sole, e anche questa fotografia, in barba quelle fatte con delle strumentazioni evolute, qualcosa avevamo anche noi, però anche questa è stata pubblicata da tutte e quattro le riviste che c'erano al tempo. A volte
un'idea vale più di tanta tecnica e di tanta strumentazione, e ogni tanto è bello farsi venire qualche idea del genere. Ora entriamo nell'ambito con una bella foto, ecco, tolgo un attimo la scritta, fatta da Mimmo Belli, che poi nella prossima lezione ce ne parlerà in maniera più estesa. Andiamo a capire un attimino che cosa succede quando facciamo un salto di qualità. Ovvero andiamo a introdurre con focali più o meno lunghe un moto di inseguimento che va ad annullare l'effetto che ci complica un po' la vita della rotazione terrestre. Andiamo a vedere qualche concetto che innanzitutto ci fa capire che il nostro telescopio, che normalmente ha una montatura equatoriale, deve essere sistemato in maniera tale che la rotazione dello strumento assecondi, anzi a dir meglio, annulli la rotazione della Terra. Qui vedete il nostro telescopio, un po' tutti sappiamo che un telescopio ha un asse polare, che è quello che ci aiuta ad orientarlo nella maniera giusta. L'asse della Terra è questo, l'asse polare del telescopio deve essere collocato in maniera esattamente parallela all'asse terrestre. Ovviamente che cosa succede? L'asse terrestre gira da una parte, l'asse del telescopio gira dall'altra, risultato le stelle anziché muoversi rimangono perfettamente ferme dentro al telescopio. Beh, perfettamente se mettiamo in polare bene, perché se mettiamo in polare male l'effetto è questo, la differenza direi che si vede in maniera molto chiara se noi andiamo a fare una foto con l'inseguimento fatto bene, quindi con il telescopio messo bene in stazione. Quello che voglio farvi notare è che addirittura le stelle più deboli, quando strisciano, le perdiamo perché non riescono a diventare abbastanza luminose da poter essere viste. Quindi acquistiamo sia in dettaglio, perché l'immagine è perfettamente seguita, ma anche in numero di stelle presenti, perché la luce di tutte le stelle colpisce sempre la stessa porzione della pellicola e in questo modo abbiamo l'effetto corretto che possiamo vedere. Questa è una bellissima fotografia della nebulosa di Orione, tanto per vedere che cosa riusciamo ad ottenere con un inseguimento corretto e ovviamente con dei telescopi di un certo tipo. E qui vediamo che cosa possiamo fare con un qualcosa di intermedio tra la postazione fissa e il telescopio più evoluto, ovvero quello di utilizzare un cavalletto con un inseguitore che tutto sommato ci consente di avere qualche cosa di abbastanza agevole, che chiaramente non è proprio un telescopio perché non potrò caricare sul cavalletto il peso del mio telescopio, questo ovviamente no, come non potrò portarmi in valigia tutta la strumentazione di cui parlava Silvia anche prima, però questo è già un buon compromesso che ci consente per esempio di fare un viaggio e di andare all'estero, soprattutto, sapete quando è molto bello poter portare questa strumentazione? Quando andiamo a fare un viaggio e ci ritroviamo nell'emisfero australe, dove ci sono oggetti che noi non vediamo. Avrebbe un po' poco senso, no, utilizzarlo soprattutto per chi ha un telescopio quando vediamo gli stessi oggetti che possiamo vedere da casa nostra. Ma questi strumenti, che qui ci spiega un po' come funzionano, come vanno collocati, come vanno piazzati, hanno la possibilità anche di essere piazzati sul cavalletto in modo da fare l'inseguimento per l'emisfero nord e l'inseguimento per l'emisfero sud. Basta montarli in un verso piuttosto che nell'altro e sono estremamente versatili e quindi da portare in viaggio, soprattutto, vi dicevo, quando andiamo sotto cieli che normalmente non possiamo riprendere. Questo, io adesso ne ho preso un altro della Skywatcher, questo dell'Astro Track pesa praticamente un chilo, per cui è veramente molto agevole da trasportare. Ecco, quello che possiamo vedere è che cosa succede, che praticamente montare uno strumento di questo tipo, con tutto lo sforzo che Silvia ci ha messo per raccontarci della tabella per rendere le stelle fisse, ebbe quella tabella non serve più. Non serve più perché, avendo l'inseguitore, io posso stare ad inseguire, se metto bene in polare, tutto il tempo che mi pare. Quindi la fotografia che con una posa lunga vedrebbe le stelle strisciate se non lavoro bene, ecco che con l'inseguitore mi diventa con le stelle puntiforme perché inseguo. E qui abbiamo le due cartine dei due poli. La cosa che fa impressione è pensare che al polo sud, nonostante non ci sia la stella polare, ci sono dei cieli veramente straordinari,
Io quando ho visto questa cartina pensavo di non riuscire, dico, ma riuscirò a vedere? Beh, pensate che da laggiù stelle che qui forse non penseremmo neanche di vedere, si vedevano benissimo e ci hanno consentito di mettere in polare. Mettere in polare che cosa si usa? Vedete che c'è un cannocchialino che non ha nulla a che vedere con l'ottica della macchina fotografica, quindi questo cannocchialino deve essere utilizzato per mettere in polare, attenzione bene ragazzi, mettere in polare la testa del cavalletto. Quindi se noi durante il lavoro andiamo a toccare la testa del cavalletto, il nostro strumento non sarà più in polare. Allora voi direte, beh, allora la macchina fotografica come la muovo se non posso più muovere il cavalletto per puntare l'oggetto? Ecco che si usa una testa snodabile che ci consente di muovere la macchina fotografica per puntare gli oggetti che noi vogliamo senza toccare più la testa del cavalletto, perché questa, sottolineo, deve rimanere perfettamente in polare per poter effettuare l'inseguimento. Quindi ci si prende la mano, si vede, adesso poi vi faccio vedere le foto che siamo riusciti a fare, è molto agevole, molto leggero e per un viaggio consente sicuramente di poter fare foto come queste. Questa qui è qualche prova che avevo fatto da casa, queste sono la Trifida e la Laguna, però vedete, insomma, direi che il risultato non è niente male. Questa è M16 nell'Aquila e questa è una bella Via Lattea all'Isola di Pasqua. Si vede che è stato utilizzato l'AstroTrack perché vedete che la pianta è leggermente mossa mentre la Via Lattea è perfettamente ferma. Questa mi viene da piangere a ricordare questa cosa, eravamo nel deserto di Atacama e qua dentro c'è il Sagittario, cosa che da noi si riconosce subito la costellazione perché normalmente la Via Lattea da noi ha una certa luminosità che ben conosciamo, qui vi sfido a ritrovare il Sagittario a meno che, perché ci ho messo un po' anch'io, a meno che non facciamo questa cosa e lo vediamo a testa in giù e riconosciamo la costellazione del Sagittario in una Via Lattea che fa paura. Qui abbiamo il sacco di carbone con la Croce del Sud, la nebulosa Eta Carinae, Omega Centauri, che è qualcosa di spettacolare solo da vedere a occhio nudo, ma vorrei farvi vedere che cosa si riesce a fare con l'AstroTrack se si mette in polare bene. Vorrei che notaste che abbiamo la puntiformità delle stelle nell'ammasso. L'ammasso fa impressione, però insomma, sinceramente non pensavo neanche di portare a casa fotografie di questo tipo. Questa è la Croce del Sud, sacco di carbone con le due stelle della Croce del Sud e l'ammasso dello scrigno, Eta Carinae. Io cerco di farvi vedere qualche immagine. Ecco, questa poi fa rabbia perché al di là di tutto ci troviamo le nubi di Magellano praticamente ad altezza guardrail, cosa che da noi non penso sia così facile avere, ottenere un cielo del genere. La grande nube di Magellano, un'altra immagine della nube di Magellano sempre fatta con l'AstroTrack, più a campo largo sempre la Magellano. Guardate questa, scusate se dico che spettacolo, ma poi vedere che cosa riesce a tirare fuori con una strumentazione del genere, francamente ci emozionava veramente tanto. E qui abbiamo la piccola nube di Magellano con 47 tucane, si vede addirittura la nebulosità nella nube, guardate l'ammasso, qui ho provato a fare due dettagli ingranditi, certamente voi mi direte se uso un telescopio di un certo tipo, certamente si fa di meglio, però pensate con che cosa sono state fatte queste fotografie, come sono state riprese queste immagini. Addirittura NGC 253, la galassia dello scultore, sempre fatta col teleobiettivo sull'AstroTrack. Quindi direi che, ecco, fin qui, francamente, io credo che tra me e Silvia vi abbiamo fatto vedere, penso, delle immagini carine, e è proprio il senso di questa serata, quella di cercare di farvi venire voglia di provare a riprendere qualche fotografia con la tecnica semplice di cui si è parlato finora. Certamente l'ultimo passo è quello che ci porta ad utilizzare il telescopio come quello che ho sul balcone, al ripiano ne abbiamo uno sicuramente più potente, più grande, negli osservatori non parliamone, tutti però si basano sul fatto di avere un telescopio per quanto riguarda la fotografia alla quale è collegata una camera fotografica, un inseguitore che ovviamente deve cercare di mantenere
più puntiforme possibile l'immagine, un telescopio fotografa, quello dove c'è la macchina fotografica, l'altro telescopio prende una stella e cerca di inseguirla cercando di, appunto, di mantenere l'immagine più ferma possibile. E a questo punto direi che così, in maniera molto veloce, partendo dal presupposto che comunque il telescopio è un oggetto che ci consente di osservare e fotografare gli oggetti che ci sono in cielo, tra parentesi questo è il più bel telescopio del mondo, perché è il nostro di Libiano, ognuno ovviamente ha piacere di utilizzare il proprio, questo è l'osservatorio di Libiano. Diciamo in maniera così, proprio due concetti per quanto riguarda l'ottica del telescopio. Qui è illustrato un telescopio rifrattore, cioè quello che usa una lente. Abbiamo un obiettivo che raccoglie la luce, l'obiettivo fa convergere la luce in un fuoco, dove l'oculare, che pure ha un fuoco che viene fatto coincidere con quello dell'obiettivo, forma l'immagine e in questo caso in un telescopio rifrattore noi ci metteremo da questa parte ad osservare l'immagine che il telescopio ci propone. Telescopi, senza entrare nei dettagli di tutte le configurazioni ottiche che ci sono, se no non si finirebbe più, possiamo dire che si dividono in due grandi famiglie. Il rifrattore, che usa come obiettivo una lente, e il riflettore che usa come obiettivo uno specchio curvo che riflette la luce. Ovviamente il fatto che la luce non possa attraversare lo specchio come succede per la lente ci obbliga a una soluzione di riflesso, portare fuori l'immagine che noi dobbiamo osservare in modo da poterci mettere lateralmente e poter comunque osservare l'immagine. Chiaramente non potremmo metterci qua davanti, perché se ci mettiamo davanti e la luce non entra più. Quindi per il riflettore, soprattutto di dimensioni amatoriali e delle dimensioni da astrofilo, l'osservazione anziché dietro avviene lateralmente, dove riusciamo a portare fuori l'immagine da osservare o da fotografare. Per quanto riguarda le caratteristiche, diciamo che fondamentalmente nel nostro telescopio noi abbiamo due cose che sono molto importanti e che sono il diametro dell'obiettivo o apertura dell'obiettivo. Più è grande l'obiettivo, più luce entra e più grande è il potere risolutivo, cioè maggiori sono i dettagli che noi riusciremo ad osservare. E poi abbiamo anche il fuoco, la lunghezza focale, che è direttamente proporzionale, a parità di altri parametri, all'ingrandimento che il nostro telescopio potrà fornire. Quindi l'apertura influenza la quantità di luce che entra e la risoluzione, la lunghezza focale, a parità di altri parametri, è quella che ci dà l'ingrandimento maggiore. Ed è il rapporto tra questi due elementi che ci viene a determinare una cosa importantissima: la luminosità del nostro telescopio, che praticamente non è altro che la focale fratto il diametro, che viene espressa con un termine che i fotografi conoscono benissimo, l'FX, e praticamente ci dice che maggiore è l'apertura del nostro telescopio e più corta è la focale, e più luminoso sarà il nostro strumento. Uno strumento che ha un'immagine luminosa ci consente di fare cosa? Di utilizzare tempi di posa più brevi, e quindi addirittura o utilizzare tempi di posa più brevi o a parità di tempo, se l'obiettivo è più luminoso, ci consentirà di fotografare oggetti sempre più deboli, perché il nostro strumento sulla base della focale e dell'apertura ci consentirà appunto di arrivare a raggiungere oggetti sempre più deboli. Il nostro telescopio poi è caratterizzato, come dicevamo, ha un obiettivo, ed è l'obiettivo che è caratterizzato dalla sua apertura e della sua lunghezza focale. L'obiettivo, quello non ce lo cambia nessuno. Quello che noi possiamo invece cambiare nel nostro telescopio è l'oculare, è quello che magari quando venite a fare osservazione, ci mettiamo con gli strumenti da campo, vedete che abbiamo un ripiano dove ci sono tanti oggettini che noi ci divertiamo a cambiare. Chiaramente non cambiamo l'obiettivo, ma cambiamo l'oculare. Perché cambiamo l'oculare? Perché anche l'oculare ha una sua focale e l'ingrandimento del nostro telescopio, l'ingrandimento dell'immagine che viene fornita, è data dalla lunghezza focale dell'obiettivo diviso la lunghezza focale dell'oculare. Quindi questa semplice operazione ci consente di capire con quale ingrandimento stiamo lavorando. Eccoli qua.
Qui abbiamo un parco di oculari, vedete che abbiamo un telescopio che ha le sue caratteristiche basate sullo specchio principale e tutti gli oculari che noi possiamo via via intercambiare per ottenere immagini di ingrandimento diverso. Ingrandimento diverso si traduce chiaramente in immagini di effetto diverso. Qui abbiamo una bella luna fotografata a basso ingrandimento. Se aumentiamo l'ingrandimento, i dettagli sicuramente aumentano e abbiamo delle visioni diverse, anche più emozionanti, di questi oggetti. Una considerazione interessante è capire che la macchina fotografica non è un oculare, però siccome la macchina fotografica ci dice che ha non ingrandisce, quando normalmente parliamo delle macchine vecchio tipo, con la macchina a pellicola, si diceva appunto che montando un 50 mm la macchina fotografica non ingrandiva, quindi non era né grandangolo né teleobiettivo. Quindi possiamo dire che il corpo macchina, se 50 diviso 50 fa 1 perché non si ingrandisce, il corpo macchina vale come un 50 mm quando la mettiamo al telescopio, per capire che tipo di ingrandimento andiamo ad ottenere con la macchina fotografica. Con le digitali bisognerà moltiplicare normalmente per 1,6 perché il sensore normalmente ha questo rapporto, però ci consente già di avere un'idea di quello che noi otteniamo montando la macchina fotografica. Beh, per fare il deep sky col telescopio, ovvio, noi abbiamo i nostri due assi che si possono, ovviamente il telescopio abbiamo visto che si può e si deve mettere in postazione equatoriale precisa con l'asse polare diretto sul polo nord celeste. E più l'allineamento sarà preciso, meno fatica faremo a fare la fotografia, meno correzioni saremo costretti a fare. Questo discorso delle correzioni ovviamente è meno importante per quanto riguarda gli strumenti in postazione fissa. Strumenti che sono messi in un osservatorio astronomico vengono piazzati perdendo tutto il tempo necessario per fare una postazione altamente precisa. Cosa che invece dobbiamo fare di volta in volta quando andiamo a piazzare lo strumento, il nostro strumento d'astrofili, in mezzo a un campo piuttosto che su un balcone. L'importante è capire che più sarà preciso la messa in postazione e più sarà agevole fare le fotografie, meno correzioni dovremo fare. Correzioni che una volta, qui vedete un telescopio con l'inseguitore dove c'è, ahimè, io qui credo di averci lasciato qualche diottria sull'occhio destro perché quando si usava la pellicola bisognava correggere mantenendo la stella nel reticolo, muovendo il telescopio con un tastierino che consentiva di portare la stella esattamente al centro e di mantenerla lì. E quindi diciamo che l'impegno, non bisognava distrarsi durante questo tipo di riprese, altrimenti era frittata fatta. Si rischiava magari per una correzione fatta male di rovinare una foto che magari stavamo facendo da 20 minuti, un'ora o cose di questo tipo. Oggi con la tecnologia digitale è tutto molto più comodo, ci si affida all'informatica, ci si affida al software, però siamo sempre a fare che cosa? A fare in modo che ci sia un cannocchiale che non più manualmente ma collegato a un computer, viene a prendere questa stella che viene centrata nel telescopio di guida e non più manualmente ma grazie al software la stella viene mantenuta, per esempio in questo quadratino verde che noi che magari siamo un po' pratici di queste cose siamo ben abituati a vedere. Mimo la prossima settimana penso che ce ne parlerà facendoci vedere le sue fotografie splendide ed ecco che in questo caso riusciamo a fare lunghe pose in maniera anche automatica, semiautomatica, utilizzando telescopi che appunto raggiungono ingrandimenti di un certo tipo. Oltretutto oggi il digitale è diventato talmente sensibile che la correzione a mano sarebbe inadeguata perché il nostro tempo di reazione sicuramente farebbe in modo che non si riesca ad annullare eventuali movimenti che il telescopio fa prima che noi riusciamo ad intervenire in tempo utile. E purtroppo la tecnologia va avanti e il manuale e rimane un po' indietro. Beh, dunque diciamo questo, che le foto a lunga posa
di norma vengono utilizzate per fotografare oggetti deboli. E quello che tanti non sanno è che oggetti deboli, veramente anche belli, veramente spettacolari, non sono per niente piccoli. Molti pensano che quando si vede una galassia, quando si vede una nebulosa bellina, chissà quanto è ingrandita. Ecco, qui noi abbiamo le immagini di tre oggetti molto famosi, almeno per noi astrofili. Abbiamo la nebulosa di Orione, la Nord America nel Cigno, la galassia di Andromeda, paragonate accanto con le dimensioni della Luna. Vedete che le dimensioni sono notevoli. Dico, guardate la Nord America, la Luna addirittura credo che ce ne vogliano tre di lune piene per riuscire a fare le dimensioni della galassia di Andromeda. Quindi quello che noi dobbiamo capire è che non c'è la necessità di ingrandire in maniera esagerata per riuscire a fare queste foto, ma la cosa più importante è mantenere l'ingrandimento adeguato, che come vedete non è molto spinto, per raccogliere al contrario la maggior quantità di luce per riuscire a ricavare queste immagini. Qui mi permetto di far vedere qualche fotografia ripresa dai nostri tre esperti, che sono Francesco Biasci, Flavia Casini e Mimmo Belli. Mimmo sarà proprio lui la prossima volta a parlarci di queste splendide fotografie, che io vi propongo così in sequenza, facendovi vedere l'immagine a campo largo con poi l'immagine affiancata da qualche dato tecnico, in maniera che si possa già, per esempio, notare che non si tratta di un'immagine unico, ma dietro al bellissimo effetto di queste fotografie c'è anche un lavoro di post-produzione che sarà poi oggetto della conferenza di Mimmo Belli. Qui vedete di Mimmo una splendida testa di cavallo, qualche dato sempre ve lo propongo. Guardate la zona della trifida e della laguna. M33. Nebulosa di Orione fatta da Flavia Casini. M13 fatto sempre da Mimmo. La Nord America fatta da Francesco, si vede benissimo sia la Nord America che la Pellicano. E vi ricordate quando vi ho detto fate attenzione perché col cavalletto, con la macchina fissa, riusciamo a vedere anche la galassia di Andromeda. Bene, questa è la galassia di Andromeda fatta da Mimmo, non con la macchina fotografica messa sul cavalletto, ma la macchina fotografica attaccata al telescopio con il sistema di cui abbiamo appena parlato adesso. Questa foto veramente molto, molto bella. E poi abbiamo anche foto di comete nelle quali molto spesso vediamo le stelle che non appaiono puntiformi. Beh, non è difficile pensare a questo fatto, perché la cometa ha un'orbita sua, ha un moto proprio, che fa sì che quando noi andiamo a seguirla, a guardare una cometa, ci rendiamo conto che la cometa si muove tra le stelle. Quindi, ragazzi, cosa dobbiamo fare? Se vogliamo fotografare le stelle, la cometa si sposterà. Se vogliamo fotografare la cometa, teniamo fissa la cometa e ovviamente saranno le stelle che si spostano. E questa è una fotografia splendida, secondo me, bianco e nero, poi a me piace particolarmente, fatta alla Giacobini Zinner, sempre da Flavia Casini. Questa è veramente, veramente molto bella, la coda molto evidente, la posa si vede che è lunga perché la traccia delle stelle è abbastanza evidente. E quando utilizzavamo la pellicola, chiaramente c'erano altre considerazioni da fare, raggiungevamo anche le due ore di posa. Io purtroppo capelli ne ho pochi, qualcuno bianco c'è, sono uno di quelli che hanno utilizzato la mitica 24-15 ipersensibilizzata in forming gas. Chi sa di che cosa sta parlando sa che cosa dovevamo fare per utilizzare questa pellicola. Oggi i sensori che abbiamo a disposizione, MOS o CCD, sono molto più sensibili e dobbiamo confrontarci con altre problematiche, tipo il disturbo elettrico che si può accumulare, il rapporto tra il segnale e il rumore, cioè quanto ricevo di buono, quanto disturbo ho nel fondocielo, la saturazione che non va raggiunta per avere un'immagine esteticamente gradevole e ovviamente delle pose che non possiamo, come ci diceva Silvia quando parlava del passaggio della ISS, pose che dobbiamo limitare a tempi appropriati
per non sovraesporre le immagini, e poi ovviamente c'è la post-produzione. Tanto per farvi vedere un accenno a quello di cui parlerà Mimmo nella prossima lezione, questa è una fotografia singola della nebulosa Laguna, questo è il risultato che noi otteniamo sommando qualche immagine. Fa ancora più impressione vedere la rosetta che praticamente non si vede, e la somma di una trentina di fotografie ci dà questo effetto. Fotogramma singolo, compositazione delle immagini. L'effetto direi che, insomma, si capisce, ce ne parlerà Mimmo la prossima lezione. Quando parliamo di fotografie con i tempi brevi può sembrare che tutto sia semplice, però attenzione, perché quando utilizziamo tempi brevi col telescopio, tempi brevi magari sempre nell'ordine di qualche frazione di secondo, perché qui abbiamo una luce cinerea, quindi non si parla di un millesimo di secondo, ma qualcosa come magari 1, 2, 3 secondi, beh, la macchina fotografica può vibrare e quindi bisogna stare molto attenti alle vibrazioni che vengono indotte dalla strumentazione quando noi scattiamo l'immagine. Molto spesso per fare foto di questo tipo si ricorre al vecchio trucco del cartoncino, una posa lunga e lo scatto fatto col cartoncino a mano per avere l'immagine perfettamente ferma. Ovviamente parliamo di telescopi amatoriali, telescopi da astrofilo. E qui abbiamo immagini riprese nello stesso modo per l'eclisse totale di Luna del luglio del 2018. E per la Luna dobbiamo anche capire qual è il momento giusto per fare le foto, perché la Luna piena è una Luna bellissima, però come potete vedere non abbiamo dettagli, non abbiamo ombre, perché la luce colpisce la Luna di piatto. Se noi aspettiamo la fase del quarto, otteniamo un effetto molto più gradevole e soprattutto molto più in grado di farci vedere crateri, vallate, montagne, eccetera, eccetera. Questa poi è una cosa carina, chiaramente per fare questa cosa una sera si sta, diciamo, nella prima serata, e poi invece se vogliamo farle con la luna calante dobbiamo magari alzarci la mattina. Qui abbiamo la stessa porzione di luna fotografata al primo quarto e all'ultimo quarto. Vedete come gli stessi dettagli sono evidentemente più chiari a secondo del tipo di illuminazione. Quindi a secondo dei dettagli che vogliamo riprendere è anche importante capire qual è il momento giusto per fare la fotografia. Questa è un'immagine singola fatta alla Luna, però sulla Luna se si vuole ottenere qualche cosa di più bisogna stare un attimo attenti, perché ecco qui vi faccio vedere un filmato che ho fatto col mio telescopio dal balcone. A parte il movimento da una zona all'altra, vedete che c'è l'atmosfera che produce questo effetto elastico sulla superficie lunare. Riuscire a fare una foto con la macchina fotografica diventa veramente un terno all'otto, perché che cosa... vediamo se... Ecco, è ovvio che dovrei riuscire a indovinare, per pura fortuna, il momento in cui questo effetto è minore, ma certamente non è questo il modo più corretto per fare una fotografia di questo genere. Che cosa ci viene in aiuto? La tecnologia legata a una telecamera. La telecamera, per l'astronomia, è in grado di fare un filmato nell'ambito del quale noi riusciamo a chiedere al software di isolare tutti i fotogrammi più nitidi, scartare tutti quelli che non vanno bene. I fotogrammi nitidi vengono presi, sommati, ed ecco che si ottengono immagini di questo tipo, che con la macchina fotografica, con lo scatto singolo, non è possibile riprendere a meno di un incredibile colpo di fortuna. Ed ecco che la tecnologia ci viene in aiuto, è la stessa tecnologia che ci consente normalmente di fare delle belle fotografie anche ai pianeti con lo stesso concetto. Se usiamo i filtri riusciamo a fare delle belle foto ovviamente anche al Sole, qui soprattutto in un frangente in cui c'era Venere che stava transitando sul disco solare. Se usiamo il coronado riusciamo a vedere le protuberanze, vediamo la granulazione, qui ci spingiamo anche a immagini così, a elaborazioni un po' più particolari. Una cosa da dire, che tutto quello che avete visto ha a che fare con una brutta bestia per noi astrofili, il seeing. Il seeing vuol dire praticamente il tipo di cielo che noi abbiamo a disposizione, che dipende molto dalla posizione dove noi abitiamo. È ovvio che in Val Padana il cielo non sarà così limpido come il cielo in montagna, ma quello che conta tanto sono anche le luci che purtroppo contornano la nostra postazione.
Qui c'è il nostro osservatorio di Libiano e sinceramente noi non ci possiamo lamentare perché a sud, che è la direzione nella quale possiamo fotografare più oggetti, il cielo sinceramente non è male. Ovviamente verso nord, con tutta il Val d'Arno, problemi ce ne sono, ma verso sud riusciamo ancora a salvarci. Questa è una bella immagine dall'Italia, bella per tanti aspetti, ripresa dall'ISS, ma che ci fa capire quanto sia l'inquinamento luminoso del nostro paese, e qui la vediamo addirittura a livello mondiale. E capite che se si riuscisse a fare un viaggio in Australia per l'eclisse di sole, insomma, qua in mezzo non si sarebbe messi veramente male, e capite per quale motivo le fotografie fatte dall'Australia avevano un effetto così impressionante, soprattutto per la Via Lattea. La classificazione dell'inquinamento luminoso viene fatto con diverse scale che sono basate fondamentalmente su quello che riusciamo a vedere da una certa località. Questo è un problema che oggi come oggi in tanti abbiamo e non è così facile risolvere. Nell'ambito di questo aspetto è anche importante capire quando è il momento più opportuno per scattare una fotografia. Gli strati più bassi dell'atmosfera sono più problematici e quindi per fare una fotografia normalmente si aspetta che l'oggetto astronomico, come si suol dire, arrivi alla sua culminazione, cioè alla sua posizione più alta possibile nel cielo che noi possiamo osservare. Capite benissimo che è molto meglio scattare una fotografia quando l'oggetto è qui che non quando è qua in basso, magari coperto e disturbato dagli strati più densi dell'atmosfera. Vero è che oggi come oggi ci vengono in aiuto i filtri che possiamo utilizzare, soprattutto i filtri per l'inquinamento luminoso. Qui vedete una fotografia tagliata a metà, metà è quella normale e l'altra metà è quella utilizzando il filtro, e il miglioramento è incredibilmente notevole. Possiamo anche contare su macchine fotografiche modificate che praticamente non hanno il filtro che taglia l'infrarosso che è dannoso per la fotografia normale, perché colorerebbe le nostre fotografie normali, le colorerebbe di rosso. Le nebulose emettono molto nell'infrarosso, quindi capite che togliere questo filtro vuol dire migliorare moltissimo le fotografie astronomiche. Ovviamente la macchina in questa configurazione non può essere utilizzata per le foto normali, ma per le foto del cielo il guadagno è veramente notevole. E qui vediamo anche qui un confronto tra una modificata sulla destra e una non modificata sulla sinistra. Insomma, la nebulosa è notevolmente più evidente. Per concludere, direi che poi abbiamo diversi tipi di cose che possiamo fare in osservatorio, con strumentazione ancora più importante, come la ricerca di asteroidi, come la spettrografia, però tutto utilizza sempre il nostro telescopio che si deve muovere seguendo correttamente il moto delle stelle in cielo. E sapete che noi viviamo, facciamo anche i transiti, per cui chiudiamo anche con qualcosa di questo tipo, che non è un'immagine, però è tanto per completare una carrellata di quelle cose che noi possiamo fare utilizzando il nostro telescopio. Io spero così che la chiacchierata sia stata di vostro gradimento, spero che sia io che Silvia siamo riusciti a farvi vedere qualche immagine carina. Come vi dicevo, nella prossima lezione sarà Mimmo Belli ad addentrarsi un po' più approfonditamente nelle tematiche di post-produzione e di ripresa di fotografie, ovviamente col terzo tipo più impegnativo di tecnica di ripresa fotografica. E che dire, io vi dico grazie per l'attenzione, per la pazienza che avete avuto nell'ascoltarci, e se avete delle domande a disposizione, grazie ancora a tutti per la vostra partecipazione.